34 minuti in questo istante. Oggi è il 3 di febbraio, iniziamo una nuova settimana con Good Morning Milano e con i nostri ospiti di oggi. Diamo il buongiorno a Mario Zamboni, presidente della Fondazione Vento. Buongiorno, buongiorno a voi. E a Lorenzo Forcellini Effi di Digital Ideators. Grazie mille anche a Lorenzo di essere qui con noi. Allora, oggi parliamo di un tema, ne parlano tutti quanti perché non anche noi, ma soprattutto sapete come è il nostro consueto fare, non parliamo e basta, vi portiamo anche delle soluzioni, delle proposte, che ad esempio quella che Fondazione Vento si è inventata sul tema del bullismo, perché venerdì 7 febbraio è la giornata nazionale contro il bullismo, quindi oggi ci sembra giusto iniziare questa settimana ricordandolo e parlando appunto di questo tema. Fondazione Vento, un vento che viene da lontano, sì, no? Viene dalla passione per le barche a vela, per cui da tanti anni. Questo ci fa capire, Mario, che non le barche a vela, sì, forse su un naviglio qualcosa, una barchetta a vela piccolina si può passare, ma niente di che. Questo fa capire che arrivi anche da una regione dove il vento invece soffia e il mare è lì a una portata di mano, giusto? Questa storia è nata a Fano, dove c'è il mare, l'Adriatico, ed è nata per caso, perché noi abbiamo iniziato a portare a spasso il figlio di un mio amico che era un ragazzo down. Questo si è appassionato alla vela, ha coinvolto i suoi amici che erano sempre legati allo stesso tipo di sindrome, e ridendo e scherzando insieme a altri due amici che sono due olimpionici, li abbiamo portati a fare le regate con noi. Ecco, qui inizia la storia. Dopo un po' di questo discorso ci siamo accorti, abbiamo ampliato le corde, abbiamo fatto tutto con un carissimo amico che è morto, che è Paolo Cioccia, del notaio di Fano, e ci siamo accorti che per i ragazzi disabili, che non avevano problemi psichici ma con problemi soprattutto di trauma eccetera, il problema più grosso per loro era il lavoro. Non era andare a spasso in barca a vela, non era fare altre cose, ma era il lavoro, perché attraverso il lavoro loro recuperavano una loro autostima, una loro possibilità di fare le loro piccole cose. Quindi per prima cui la parte, diciamo, più appunto di tempo libero, poi pensate invece al lavoro, giusto? Sì. E quindi l'avete pensato in grande, però, sì, l'avete pensato di lavoro. Ecco, con il lavoro abbiamo pensato, l'unica cosa che potevamo pensare in quel momento era fare un giornalino. Il giornalino è nato nel 95, se non vado errato, o forse prima, qualche anno prima, però non mi ricordo bene. Comunque questo giornale, che si chiama tuttora Vento Sociale, è stato 5 anni in edicola con Mondadori e si è stati considerati nell'ambito sociale uno tra i migliori giornali, con interviste fatte dalla Naomi Campbell, venendo su, tutte ad alto livello, con un gruppo di ragazzi che non avevano mai lavorato intorno a un giornale. Prima fuori da scherzando, dicevi, forse non avevano neanche mai visto in vita loro un giornale, forse. Forse anche quello. Comunque si sono messi con passione, con volontà, eccetera, hanno fatto un bellissimo lavoro. Abbiamo scoperto una grandissima disponibilità da parte di tantissima gente, che vanno dagli artisti, dagli sportivi, eccetera, quando si presentavano i nostri ragazzi. Hanno veramente, gli hanno aperto il cuore, per cui è stata una cosa molto bella, però poi abbiamo avuto dei problemi di carattere politico e quindi preferisco finire non andiamo oltre, non rispondiamo così, quindi insomma si sa che lì soffiamo altri venti, infatti. Tant'è che si è arrivato a un certo punto anche ad avere una vera e propria libreria, giusto? Anche sì, una libreria storica, direi, il Largo Augusto, bellissima, dove lavorano tutti ragazzi con varie disabilità. Sì, sì, varie disabilità. Abbiamo fatto delle cose piacevoli e dopo abbiamo pensato ad altro. Proprio lungo questo percorso ci siamo accorti che il disabile, di qualsiasi tipo si tratti, era la prima vittima del bullo. Perché si muoveva in un altro modo, perché parlava in un altro, ossia per un qualsiasi motivo diventava la vittima debole. E ma chi è il bullo, secondo te? Perché sai che su questo spesso volentieri, no, si fa fatica, ho fatto solo una battuta, a volte. No, il bullo è un altro ragazzo fragile, che non ha una grande autostima e ha bisogno di far vedere che esiste facendo queste stupidaggini che poi non portano a niente, portano solo danni. Ma soprattutto c'è un altro fattore molto importante, guardando oggi, il bullismo è sempre esistito, c'era la militare, c'era
era una cosa normale ma contenuta. Okay. Oggi, grazie ai sistemi informatici, il bullismo è diventata una cosa molto diffusa. E soprattutto nelle statistiche, perlomeno che abbiamo potuto vedere noi, la maggior parte dei bulli o dei bullizzati sono figlie di coppie separate. Questo vuol dire che a questi ragazzi manca un riferimento, gli manca il padre di una volta che magari gli allungava uno schiaffone, che era dal mio punto di vista tutta salute, no? E la mamma dice che non me l'ha mai detto abbastanza, infatti, ecco, c'era, ecco. Ma soprattutto c'è un altro fattore molto importante, la famiglia deve essere famiglia, no? La coppia separata, tranne alcuni casi molto rari dove fanno una famiglia allargata, i genitori sono abbastanza intelligenti da metterci, la maggior parte usano il figlio come arma di rivalsa nei confronti del coniuge, per cui, e qui nasce il discorso. Che punto dire, insomma, si dice, la voce può finire, si sa, no? Però l'essere genitore non finisce invece quello. Infatti il problema è nei genitori, insomma, non poi dopo li vediamo. L'insegnante dà un brutto voto al figlio, il padre va mena l'insegnante. Ai miei tempi mio padre menava me, non l'insegnante, insomma, questo... Sì, infatti, non so. Se capiamo che quindi c'è comunque una mancanza da qualche parte che può portare ad esempio anche a questi fenomeni di bullismo. Appunto, quindi siamo passati a parlare del vero tema della puntata di oggi, che è il bullismo, ma soprattutto che è Sbullit. Allora, qui entri in gioco tu, Lorenzo, non in quanto bullo, diciamo, secondo me che se no, non lo sembro neanche tutto sommato. Non sa mai, da quel che si dice. Ma perché appunto con Digital Editors avete collaborato e lavorato insieme per la realizzazione di questo progetto, che poi è anche un'app, non è solo, è un progetto molto grosso, ma c'è questa app, diciamo, che è la colonna portante di questo progetto, giusto? Esatto, abbiamo realizzato in collaborazione con Fondazione Vento l'app Sbullit Action, è un'app che ovviamente ci rende estremamente orgogliosi, per noi di Digital Editors, poter collaborare a un progetto di alto valore sociale e in particolare orientato ai ragazzi non può che essere un orgoglio. E, l'app è divisa in diverse sezioni, abbiamo una parte social in cui gli utenti, i ragazzi nel merito, possono condividere contenuti, possono commentare e ovviamente sono tutti contenuti moderati, quindi la qualità è assolutamente garantita. E, le sezioni principali sono quelle la prima è quella del quiz, una serie di domande divise per difficoltà, di cultura generale piuttosto che educazione civica, in cui è possibile comunque giocando imparare, quindi per quello che noi chiamiamo la gamification, perché è ovvio che imparare giocando è ovviamente un valore aggiunto. Se... A chi si rivolge l'applicazione? Direttamente ai ragazzi? A che tipo di fascia di età? L'app è allora intanto è scaricabile da qualsiasi store, quindi adesso si può collegare a scaricarla. Assolutamente, l'app è disponibile Sbullit Action per Android o iOS, disponibile in tutti gli store e si rivolge a qualsiasi fascia d'età, chiaramente è orientata molto di più sui giovani, ci si registra, si accede tramite un login e si può appunto accedere a tutte quelle che sono le funzionalità, fra le quali una serie di percorsi che in questo momento sono geolocalizzati su Fano e su Pesaro, come area test, insomma, poi verrà estesa sul territorio nazionale. E, si possono fare una serie di percorsi lungo la città in cui poi vengono fatte delle domande relative all'area in cui ci si trova e ci si può sfidare, quindi si possono creare ad esempio due squadre che si sfidano, vengono stilate delle classifiche e una sorta di caccia al tesoro, diciamo, geolocalizzata, no? Esatto, si viene guidati proprio da questa cosa qua, appunto, il bullismo è caso, io contro te, anche qui però rimane comunque un certo tipo di competizione che viene però girata in maniera positiva assolutamente, giusto, no? Positiva, anche perché viene stimolato molto intanto la cooperazione delle squadre fra ragazzi e poi la competizione deve essere un qualcosa che ti eleva, no? Che rimane in modo assolutamente positivo, quindi deve stimolare a un molto interessante questa domanda, perché appunto ultimamente notavo in alcuni ragazzi quasi la vergogna a volte di voler essere interessati a qualcosa, ma dire no, se poi dopo faccio quello proprio interessato mi prendono in giro perché sono troppo intelligente, no? Oppure se faccio troppe domande sono rompiscatole, non sono uno, cioè la perdita poi anche della curiosità, che invece per noi è fondamentale, cioè, non faremo questo mestiere ad esempio molto
sicuramente se non fossimo curiosi, no? Quali sono appunto gli obiettivi finali di questa operazione? L'operazione nasce, scusa che... Prego. Nasce sull'idea di far lavorare i ragazzi in gruppo. Ok. No? Perché il bullo non attacca il gruppo, il gruppo attacca il soggetto isolato. Quindi se i ragazzi stanno in gruppo hanno una mano in più, una chance in più per poter evitare il fatto del bullismo. Poi ci siamo accorti che il giovane non segue i consigli dei genitori, ma ancora meno quelli dei docenti, per cui... Perché è suo lavoro, diciamo, no? Però... Chi la mai fa? La persona, tu lo facevi male, di la verità. Sì. Ma stessa, la stessa cosa, insomma, ma tutte, tutte le generazioni, però oggi questo è molto più evidente di quanto lo era una volta. E, però loro seguono i loro leader, che sono coetanei, che sono capaci di mettersi in una posizione di primeggiare tra di loro. Allora, se il leader di un gruppo è un leader sano, con dei comportamenti etici adeguati, eccetera, tutto il gruppo segue il leader anche in questa forma di adattamento mentale. Se invece il leader del gruppo è un bullo, diventa un gruppo di bulli. Okay. Ecco, per cui il nostro impegno è quello di individuare tra i gruppi che andremo a creare il leader che sia un leader sano. Questo è. E portare i gruppi ad avere un maggiore autostima. Quindi anche poi, insomma, l'influenza appunto positiva, sì, che può avere un coetaneo che fa una scelta appunto diversa dall'essere. Don Gnocchi ha fatto di una banda di ragazzini che rubavano, eccetera, ne ha fatto delle persone per bene, insomma, adesso stringendo questa, usando quelli che erano più. Diciamo, usiamo un termine magari anche non tanto bello, ma i più delinquenti li ha fatti diventare capigruppo per bene, per cui Lorenzo, voi lo fate di mestiere, sviluppate per la digital identity, non sono andato a cercarvi sinceramente, ma credo di aver capito cosa fate, no? Giusto? Sì, esatto. Complimenti per il nome, perché è abbastanza semplice da capire che cosa fate nella vita. Questa volta siete trovati un po' di fronte al fare una app, un progetto che aveva anche un risvolto sociale ben definito e complesso anche, diciamo. Com'è stato? Beh, sicuramente è un grandissimo orgoglio. Noi, come giustamente dicevi, di Digital Ideators realizziamo comunque nel nostro quotidiano sistemi ad alto contenuto tecnologico, quindi si parte dai siti piuttosto che gestionali o app. E è ovvio che non possiamo non essere sensibili a progetti orientati molto, in questo caso ai ragazzi, insomma, okay, comunque all'aspetto sociale. Quindi è uno stimolo doppio, perché comunque puoi sfruttare le tue competenze per portare un valore importante. Quante potete magari riuscire a fare questo tipo di app anche dentro le scuole? Magari, non so, sto pensando, se c'è qualche professore che mi sta seguendo così, l'idea di fare dei gruppi nelle scuole così è una cosa che può funzionare? Per noi questo sarebbe molto molto importante. L'app, come si diceva prima, ha un obiettivo estremamente positivo di crescita e di educazione. E quale, se non le scuole, insomma, il punto principale in cui uno studente o comunque un ragazzo dovrebbe trovare, no, la propria crescita e la propria formazione. Quindi Mario può aggiungere anche lei, ma sicuramente è uno strumento che per le scuole è molto importante. Uno strumento per le scuole è molto importante, perché il bullismo si sviluppa proprio nell'ambito scolastico, perché l'età è quella, non per altri motivi, ma l'adolescente va a scuola, insomma, per cui questi sono i momenti che noi dobbiamo saper cogliere, ma non per punire il bullo, noi dobbiamo fare in modo che il bullo non faccia più il bullo, insomma, ecco questo l'obiettivo. Come dicevi prima, il bullismo è una cosa che è sempre esistita, nel senso, adesso ha travalicato un po' alcuni confini e soprattutto quando succede l'evento diventa ovviamente immediatamente globale, proprio perché appunto grazie alla rete. Come poter fare appunto ad arginare magari o soprattutto a capire in anticipo quando ci sono situazioni a rischio? Ormai sembra che veramente in ogni situazione, sì, cioè non è solo la scuola, adesso c'è, cioè, qualsiasi laboratorio molto probabilmente è a rischio anche, per dire, no? Ma il bullismo oggi viaggia sullo smartphone, okay, per cui, e noi dobbiamo cercare di far capire ai ragazzi come si usa correttamente lo smartphone. Okay. Poi il bullismo più dannoso è quello femminile, perché mentre l'uomo
fa la sfuriata e poi finisce la storia. La donna ha la capacità di saper odiare. Quando prende di mira una sua coetanea, una sua compagna, che magari è da sola nella sua cameretta, eccetera, questa la martella di telefonate, e questa qua da sola gliene dice di tutti i colori, quella apre la finestra e si butta dal sesto piano. Questo è uno dei fatti più negativi del bullismo, perché portano dei ragazzi che non hanno fatto niente, non hanno provocato nessun danno a nessuno, li portano molto spesso, molto vicino all'omicidio. Mario, ritorno a una cosa molto interessante, nel senso che mi stai dicendo che appunto la rete nasce di rete, ma poi si ripercuote nella vita normale tutti i giorni, cioè non è una cosa che rimane sull'internet, come si potrebbe dire, no? Cioè, tra l'altro, in tutto questo discorso, guardiamoci anche intorno. I genitori, soprattutto le madri, sono le prime che si accorgono che qualcosa non funziona. Okay. Il cordone ombelicale non si interrompe mai tra figli e madri, no? Però purtroppo nella maggior parte dei casi fanno finta di non vedere. Questo è uno dei grandissimi problemi. Questo è dovuto forse al fatto, giustamente tu dicevi prima, educhiamo i ragazzi a usare lo smartphone. Bisogna forse educare i genitori a questi ragazzi digitali? Educare i genitori è molto più difficile. Okay. Più facile con un ragazzino portarlo, anche perché è giovane, e ha voglia di apprendere, e apprende anche le cose positive, non solo quelle negative. In un genitore ormai sono incanalati su un certo tipo di vita, difficilmente si cambiano, insomma. Soprattutto i genitori sono convinti che non sono mai i loro figli responsabili di qualche cosa, sono sempre gli amici dei figli, non... ma la realtà purtroppo è diversa, e purtroppo sono proprio i genitori quelli che non vogliono vedere la realtà. Come possiamo fare appunto da magari accorgercene, o cioè, non deve essere facile sapere che tuo figlio è un bullo, che tuo figlio fa star male qualcun altro? Non deve essere facile, allora, come possiamo fare magari ad accorgere? Quali sono i segnali che possono aiutarci? Ma i segnali sono sempre attraverso lo smartphone, per cui noi su questo stiamo lavorando. Lo smartphone è in grado di darci tutta una serie di informazioni fatte dalle comunicazioni dei ragazzi, da come si pongono, da come... Per cui il nostro obiettivo è quello di usare il telefono per capire come funzionano le cose e portare i ragazzi ad usare il telefono in un modo corretto. Ecco, con questo. Ossia, ricordiamo. Ma è interessante questo, cioè per... sarebbe facile dire il cellulare, lo smartphone, il diavolo in persona, buttatelo via, non usato, invece no, voi avete usato quello strumento per ribaltare la situazione, esatto. Giusto? Ma sì, assolutamente, perché comunque lo smartphone, piuttosto che il tablet o qualsiasi tecnologia, entra nella quotidianità di chiunque, no? Quindi non è che possiamo far finta che non esista o che non ci sia, ecco. Quindi l'importante è educare all'utilizzo di questi strumenti, e se posso... La tecnologia, dobbiamo sempre ricordarci che non è mai a sostituzione dell'uomo, ma è uno strumento che aiuta l'uomo. Quindi la figura del genitore piuttosto che l'educatore è imprescindibile, quello è fuori discussione, insomma. Diamo loro le coordinate per poter scaricare l'app, per potersi iscrivere, su poi come funzionare. Immagino che poi dicevi arriveranno anche nuovi percorsi nell'arco dei prossimi mesi. L'app è in questo momento è pubblicata sullo store Android, sullo store iOS. E si raggiunge semplicemente digitando Sbullit all'interno dello store, scaricando l'app, ci si registra e poi si può autenticare in modo da poter accedere a tutti i contenuti. L'app è in costante aggiornamento e ricordo, non è neanche necessario aggiornare l'app stesso, perché i contenuti sono auto-aggiornati. Ah, perfetto. Una cosa volevo precisare, quando noi parliamo di un gioco, eccetera, però il gioco è un gioco a premi, perché è il premio quello che porta i ragazzi a poter continuare a giocare, eccetera. Premi che noi abbiamo previsto non eccessivamente costosi, attraverso anche la grande distribuzione che può mettere a disposizione dei buoni acquisto, per cui il ragazzo fa delle cose, raggiunge in un certo tempo tutte le risposte esatte, ossia viene seguito anche in tutte queste cose, e alla fine ha un premio. I ragazzi premiati poi avranno una successiva possibilità, ma dove entreranno in ballo non tanto le risposte esatte che possono dare,
ma il loro, comportamento nei confronti dei coetanei, per cui se ti premio se sei bravo, ecco, questo è un po' meritocrazia sotto pure, sì. Per cui, e allora prendi il tuo premio e sei anche orgoglioso di essere stato premiato, e questo è un po'. Quali sono i primi risultati che avete visto adesso da questi primissimi momenti? Ma qui i risultati per io sì, devo, sì, per sì, quello sì. Che premettendo che io non sono un informatico, infatti sono andato da loro. Perché... Non voglio sapere di download, KPI o cose del genere. Io sono ancora uno che usa il telefono come telefono, okay. Esco da lì, sono un po' inguaiato. Cioè, lo smartphone telefona anche, ma è quella la cosa. Per cui, però da quello che sento e da quello che succede è apprezzato questo che noi stiamo facendo. Poi se dobbiamo vedere i numeri eccetera, sono più loro che seguono queste cose che noi. No, sui risultati siamo contenti, l'app è scaricata, utilizzata, sappiamo che è anche divertente usarla, e sicuramente il fatto che sarà costantemente aggiornata e si inseriranno sempre nuovi contenuti, soprattutto geolocalizzata anche in aree diverse da quelle attualmente presenti, è ovviamente un'app in espansione, quindi i presupposti sono ottimi. Perfetto, allora davvero io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi oggi, grazie mille alla Fondazione Vento per questo bellissimo progetto e complimenti a voi per averlo realizzato davvero in maniera egregia. Ricordiamo Fondazione Vento, diamo un po' come possiamo fare per sapere di più su di voi, per seguirvi meglio, magari anche per darvi una mano, cosa avete bisogno? Vediamo, chiediamo. Noi abbiamo in questo momento abbiamo bisogno di tutti, ecco. Per cui è inutile che facciamo finta di essere orgogliosi eccetera, qui l'orgoglio dobbiamo metterlo da una parte e considerare che in questo momento con la situazione che ci troviamo, non solo dei ragazzi eccetera, ma ha una forte influenza anche tutto quello che gli gira intorno, partendo dalla politica eccetera, per cui che certamente non sta dando dei buoni esempi, almeno dal mio punto di vista, per cui l'aiuto esterno è fondamentale per noi. Davvero, grazie mille di essere qui con noi oggi. Ricordiamolo, Sbullet Action lo trovate su tutti gli App Store, giusto? App Store e anche sia Google Play che iOS, quindi Google Play App Store, lo trovate, scaricatelo, guardateci perché è davvero interessante. È sempre aggiornata, si aggiorna automaticamente con i contenuti, potete giocare, potete anche vincere dei premi se siete bravi a rispondere, e poi anche magari diventare un leader dei vari gruppi che potranno nelle squadre che nascono, giusto Mario? Giusto, sì. Grazie mille davvero, allora. Grazie a voi. Sono voce di Refit di Digital Editors, sia Mario Zamboni, presidente di Fondazione Vento. Grazie mille, buon viaggio, se volete forse rientrare poi in quel di Fano, giusto? E no? Di Pesaro. E di Pesaro, sì, sì, Pesaro, sì. Pesaro, grandissimo, c'è qua sul cuore. Se poi vogliono anche seguirci sulla pagina Facebook di Digital Editors. Digital Editors, ok. Ci potete conoscere, abbiamo uno sguardo verso il futuro piuttosto entusiasta, quindi avremo piacere insomma di farci comunque conoscere. Comunque metteremo tutti i commenti, tutti i tag nei commenti a questa diretta, così che potete trovare Digital Editors e Fondazione Vento direttamente dai tag nei commenti. Grazie mille davvero. Grazie mille. Grazie tante. Grazie che ci avete seguito. L'appuntamento torna mercoledì con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.